Oggi è la vigilia di Natale e quindi ho pensato, che originalità, di donarvi una fiaba natalizia. E spero che vi piaccia e soprattutto che vi tenga compagnia, che fa più o meno così. Era la vigilia di Natale. Nella vecchia casa si erano riuniti tutti i parenti e gli amici più intimi per celebrare, secondo le tradizioni, la bella festa familiare. C'era la vecchia nonna, c'era la mamma, la zia Letizia, il piccolo Mac, i due gemelli Tom e Fim, la loro sorella maggiore Maria, un giovane dottore, il parroco del villaggio e due cani. Ultimo arrivò il vecchio maestro, sparuto, allampanato. Egli aveva nel viso rugoso gli occhi incavati, stranamente giovani, che splendevano come gemme. Nessuno sapeva di dove venisse. Era piombato là nel villaggio durante l'estate e da allora si era fatto tanti amici per la sua giovialità e il suo buon cuore. C'era in verità chi assicurava che egli fosse un mago, ma certo era un mago buono e perciò tutti gli volevano bene. «Chi avete portato?» chiesero i ragazzi correndogli incontro. Egli infatti non veniva mai a mani vuote. «Un bastimento!» chiese pieno di speranza Tom, che sognava di fare il marinaio. «Ho qualcosa che farà piacere a tutti!» «Un fucile!» gridò Fim, che invece voleva diventare soldato. «Uva passa!» disse quel golosone di Mac, facendosi tutto rosso e poi nascose il viso in grembo alla sorella. «Qualche scampolo di stoffa!» esclamò la signorina Letizia. Il suo forte erano i vestiti. E poiché non aveva molto da spendere, adoperava ritagli di stoffa e vecchi avanzi che molte donne avrebbero buttato via. Maria e il giovane dottore si guardavano negli occhi e tacquero. Erano gli unici che non desiderassero niente dal vecchio maestro. Potevano forse essere più felici di così? I due cani abbaiarono. Certo, anche loro avrebbero qualche desiderio da esprimere. Il maestro li comprese e sorrise. Quindi introdusse la mano ossuta in tasca e ne trasse una scatola dalla quale prese della polverina che sparse sul ceppo rovente. Una nuvoletta di fumo si sollevò dal camino e si diffuse per la sala. Allora la scena mutò per ognuno dei presenti. Fim si trovò su un cavallo scalpitante nel centro di una battaglia. Le trombe squillavano irrequiete, gli elmi scintillavano e i soldati sollevavano nuvole di polvere cavalcando verso la gloria e la morte. Tom, invece, in piedi sulla tolda, ascoltava il rumore del mare che batteva infuriato contro i fianchi della nave e gli urli dei mostri marini che, radunati in fondo alle acque, contavano il bottino delle navi affondate dalla tempesta. Il giovane dottore intanto passeggiava sotto un meraviglioso chiaro di luna al braccio della bella Maria e si sentiva l'uomo più felice della terra. Lo strano, però, era che Maria non sapeva di essere presso il giovane. Maritta, dinanzi allo specchio, si ammirava nel suo candido abito da sposa. Il parroco si avvolse a guardare il vecchio maestro e vide un gran fumo elevarsi dal ceppo e coprire tutte le cose. Poi, pian piano, il fumo si diradò ed egli si trovò nell'aria libera. Un'immensità di luci e di ombre, un'aria trasparente quale non aveva mai vista, lo impressionarono vivamente. Dove si trovava? Vicino a lui tre figure avvolte in mantelli scuri stavano immobili come fossero scolpite nella pietra e scrutavano con intensità il cielo stellato. A un tratto, una grande stella apparve sull'azzurro tetto del mondo e si mosse lentamente per gli infiniti spazi. Allora le tre figure la seguirono e il parroco comprese che quelli erano i re magi. Infine la stella si fermò sulla città di Betlemme, mentre mille campane invisibili suonavano a festa e stormi di angeli discesi dal cielo intonavano l'alleluia. La nonna si trovò a un tratto presso un letto sul quale giaceva una forma immobile avvolta in veli. Non sapeva com'era venuta lì e chi fosse quella figura sul letto. Incuriosita si avvicinò e scostò i veli. Un grido di sorpresa le sfuggì. In quella forma immobile riconobbe se stessa, ma una se stessa di 50 anni fa, giovane e bella, avvolta nel suo candido velo di sposa. La zia Letizia si trovò in mano metri e metri di una stoffa di broccato e oro e non finiva più di misurarla. «Ci verrà anche un giubbettino!» pensava. E intanto la stoffa si allungava. Usciva dalla finestra, si stendeva per la campagna e copriva il mondo intero con le sue morbide pieghe. Mac si accorse di essere seduto sopra una sedia di zucchero. Sorpreso, si avvicinò al tavolo e lo assaggiò.
era di cioccolata. Il canterano era di marzapane, la libreria di panna montata e i libri di pasta sfoglia. Mucchi di uva passa e di canditi erano sparsi per la stanza e persino i cani accovacciati sul tappeto si erano trasformati in cannoli ripieni di zabaglione. Egli, in mezzo a tutta quella grazia di Dio, non osava toccare nulla per paura di svegliarsi. Anche i cani ebbero la loro visione e infatti mugolavano sommessi e scotevano la coda. Ma nessuno seppe mai che cosa i cani sognassero. A mezzanotte in punto le campane della chiesa suonarono. Il maestro allora spazzò via il fumo con un gesto della mano e l'aria divenne nitida e chiara. Tutti si svegliarono giusto in tempo per mangiare il budino e stappare la bottiglia di spumante. Il sogno magico era svanito, ma in fondo al cuore di ognuno restava un vago sentimento di pace e di felicità. Buon Natale! Tanti auguri a tutti!